come chiederti di entrare nel mio labirinto. Niente filo né sassi per orientarsi nel mio labirinto. Come chiederti di entrare nel mio labirinto, sfiorando Dio, sussurrando frasi, poi non distingo tra costringerti pregarti. Christian Donà è prima di tutto una meravigliosa persona. E questa non è una valutazione tanto per dire, perché nello strano mondo della musica che si dice leggera è estremamente raro trovare delle persone che riescono ad essere così straordinariamente brave e al tempo stesso restare umane. La stanza in cui vivo è un dado, ma non ho abbastanza mani per tirarlo lontano. Distanze che non percorro mai. Per una probabile carenza d'ossigeno devo ancora imparare a respirare. Ma mi va bene così e non ho tempo. Ho sempre me, lo dice una donna che vuole fuggire, scappare da un dolore, da una vita che non funziona e che alla fine sceglie di chiudersi in se stessa. Sono le parole che aprono Tregua, il primo dei tre bellissimi dischi di Christina Donà. È un disco dove io rimango all'interno della, diciamo, di una ipotetica struttura, no? Quindi le stanze, quindi i labirinti. Lo sai cosa penso? Christina Donà è forse l'unica grande erede di quella tradizione bella di quegli artisti che negli anni 60 e 70 si definivano singers, songwriters. La differenza però di Christina rispetto a questi musicisti è che esiste in lei un solo tema, un solo argomento, che è se stessa. Porte chiuse, labirinti, tanto buio, ma anche il desiderio di avere un cuore nuovo, una vita diversa. Questo è il punto d'inizio della storia di Christina Donà, un artista che non ha paura di guardare nell'abisso delle proprie ferite. Scrivere, fare musica, esprimersi artisticamente sia fondamentalmente una terapia, almeno per me lo è. Specchio di pioggia e asfalto. Oggi il mio viso è più leggero, senza pianto, solo acqua e cielo. Ma tu sei una goccia che non cade e rimanda alla mia guarigione, come un rumore sospeso che non esplode. Ancora navi col motore spento, aspettano un segno dal faro. Così lontano. Il secondo disco si intitola Nido e la donna che prima fuggiva, si chiudeva in se stessa, ha finalmente trovato un luogo da dove tornare a guardare fuori da sé, scrutando l'orizzonte in attesa di una risposta, proprio come una nave col motore spento, in attesa di un segno dal faro. Dal primo album a oggi Christina è cambiata molto, a volte addirittura in maniera radicale. In Tregua era molto chiusa in se stessa, aveva pochissime voglie di aprirsi verso il mondo. Poi, come ha scritto in una pagina del suo diario, la luce entra anche se costruisci delle corazze impenetrabili, e quindi è iniziata la sua rincorsa verso il mondo, la sua apertura. Portami con le tue braccia in alto come un fascio di grano. Nido è una metafora molto vicina a come mi sento io quando sono, per esempio, su un palco, no? Che soffia via. Il fatto di essere allo stesso tempo fragile e forte. Portami ancora più in alto, un'anima forma di prato. Nido è il momento della scoperta del mondo, dell'opportunità che il mondo offre, cioè c'è qualcosa fuori da noi e che non è ostile, che potrebbe essere un'opportunità. Sorridi e lacrimi.
accende per te. Immagina intensamente e vedrai dove gli altri pensano che non ci sia niente. Dal suo nido, questo luogo aperto e protetto allo stesso tempo, Cristina Donà torna a guardare il mondo in profondità e per farlo sa di non poter fare a meno di quello strumento ottico straordinario che è l'immaginazione. Immagina intensamente e vedrai dove gli altri pensano che non ci sia niente. L'immaginazione ci dà la possibilità di progettare, di andare oltre, di costruire, no? Il nostro futuro anche immediato. Cristina è capace di coltivare quel senso di meraviglia, anche quel senso infantile di vedere il mondo che è tipico di molti artisti, che è tipico, se vogliamo, anche dei pazzi. Immagina. La vita nelle canzoni di Cristina Donà è il luogo della lotta, il tempo del confronto, con quelle forze, quelle voci, che soprattutto dentro di noi ci vogliono a terra, scoraggiati, delusi, prigionieri. Una delle caratteristiche di Cristina invece è proprio quella di tirare fuori le unghie, di avere dei denti forti con i quali mordere, se non proprio la vita, almeno quelle cose che ti possono dare un succo diverso e quindi ti possono consentire di crescere come artista, ma anche come donna. Ho anche imparato a valutare la possibilità della lotta come, non solo come un confronto al quale segue un giudizio, no? Ma come qualcosa che appunto ti dà possibilità di andare oltre. In Dove sei tu, l'ultimo disco di Cristina Donà, il nido diventa un giardino. È arrivato finalmente il tempo di riaprirsi alla vita, di non avere più paura e di cominciare ad accogliere, ad amare. Ho riempito d'oro il giardino. Avevo in mente di raccontare un momento della mia vita in cui ho pensato di voler mostrare quello che di bello io potevo fare per gli altri o per una persona in particolare.